Filippo Bardini, la Vastese vince con merito l'ultima partita. Mister Amelia sta cambiando tanto durante questo inizio di stagione, ma tu, a parte una partita saltata a causa dell'espulsione, sei sempre stato tra i titolari. Quanto ti sta gratificando questa prima parte di stagione? È molto importante per me aver per ora fatto queste partite. E sempre titolare, a parte la partita ho la sfortuna di aver preso la squalifica contro il Chieti, però sono molto contento e motivato di aver appunto avuto la fortuna di giocare queste partite e spero di continuare, però sta a me, dando sempre il massimo durante la settimana e dimostrando al mister di poter ottenere una maglia da titolare. Sei giovane, un classe 2000, ma durante le partite sembra che giochi quasi da veterano, quasi come un trentenne. Da dove viene tutta questa voglia che hai di dare sempre il massimo? Ho tanto voglia di dimostrare, e ho avuto anche la fortuna di avere esperienze nel settore giovanile del Livorno, essendomi allenato con la prima squadra, quindi un po' conosciuto, ho avuto la fortuna di allenarmi con giocatori di alto livello, quindi ho appreso e adesso voglio giocarmi le mie carte e dimostrare. Domenica, con la vittoria avete rosicchiato 3 punti importantissimi dalla vetta, perché parlando con mister Amelia parla sempre di sguardo rivolto verso il primo posto. La Vastese dove vuole arrivare? La Vastese vuole fare bene e noi vogliamo puntare a vincere il campionato, perché abbiamo le potenzialità, siamo un gruppo coeso, molto unito, abbiamo appunto le carte di regola per far bene, però questo sta a noi, dando sempre il massimo in settimana e dimostrando la domenica attraverso il risultato. In squadra ci sei tu, ma c'è anche tuo fratello Lorenzo. Che cosa significa affrontare una stagione e viverla insieme a tuo fratello maggiore? Ne abbiamo sempre parlato, è stato sempre quasi un sogno che per fortuna si è avverato, quello di poter giocare insieme. E niente, è arrivata la chiamata del mister e quando ci ha detto che ci voleva entrambi, per noi è stato come un sogno. Si è avverato questo sogno, abbiamo avuto la fortuna di poter realizzarlo, di giocare insieme.